Tutto pronto per la Fiera di San Nicola che si svolgerà a Pesaro dal 9 al 12 settembre. Parliamo di una delle manifestazioni più attese dell'anno che, grazie alla varietà espositiva pensata per tutti, sa mettere d'accordo adulti e bambini, pesaresi e turisti. La Fiera di San Nicola è una grande festa per tutta la città che ogni anno a settembre si prepara ad ospitare un'esplosione di colori, sapori e suoni. È un evento sicuramente che porta economia, ma altrettanto è anche un evento che crea aggregazione, cioè anche le persone si incontrano per la strada. Poi, come avete visto, anche questo è il terzo anno che facciamo il mercatino per i bambini, che anche lo scorso anno ha funzionato tantissimo, quindi di conseguenza è un evento che dobbiamo assolutamente spingere. Anche il prossimo anno sarà, anche col fatto che Pesaro sarà capitale della cultura, faremo in modo di cercare di renderlo ancora più bello. Quest'anno ci sarà uno spettacolo, come sapete è stata inaugurata qualche mese fa Piazza D'Annunzio, quindi quell'area diventerà anche area spettacolo di intrattenimento per le persone che vengono alla fiera. Ringrazio per la collaborazione tutte le associazioni di categoria, per il lavoro che abbiamo fatto insieme, Pesaro Parcheggi, che è, diciamo, quello che organizza il tutto. Quindi ci vediamo sabato tutti in fiera, mi raccomando, perché dobbiamo aiutare anche gli ambulanti che sono a disposizione e sono lì per vendere tutti i loro prodotti. 550 ambulanti parteciperanno alla Fiera di San Nicola, che non è voluta e apprezzata solo dalla città di Pesaro. Saranno presenti infatti banchi di operatori provenienti da tutta Italia con migliaia di prodotti di ogni genere e per tutte le tasche. Gli ambulanti sì, hanno superato quota 550, quindi a conferma che la fiera è fortemente voluta e apprezzata anche dagli espositori, non solo dalla città di Pesaro. E il giorno in più ne agevola chiaramente la partecipazione. Il percorso, diciamo, l'area occupata dalla Fiera di San Nicola partirà indicativamente da via Mascagni fino a via Fiume e i viali Trieste e Trento. Sono oltre 3 km di percorso fiera, quindi ce n'è per tutti i gusti. Sarà possibile raggiungere la fiera in bicicletta o monopattino, ma anche usufruendo del servizio navetta gratuito. Pesaro Parcheggi non può tralasciare il tema parcheggi, naturalmente. La fiera è ovviamente congestiona l'area, tutta l'area mare, sia per i residenti ma anche per i visitatori, quindi ci siamo mossi da un lato per i residenti cercando di agevolare la sosta, e quindi i titolari di permesso D2, D1 e zona E, che detto così sembra complicato, ma i residenti chiaramente sanno di cosa stiamo parlando, potranno parcheggiare in tutta la zona mare senza dover pagare, quindi sugli stalli blu, e mentre per i visitatori abbiamo attivato il servizio bus navetta. Quest'anno sarà raddoppiato dal parcheggio San Decenzio, dal parcheggio Cimitero, quindi oltre 600 posti auto gratuiti collegati in fiera da una navetta in funzione sabato e domenica dal mattino fino alla sera, e lunedì e martedì il pomeriggio dalle 16 alle 23.